Il mondo è sacro, è un testamento. Il sole nasce e muore. Bisogna essere rivoluzionari e rallentare, dare valore alla fragilità. E questo mi piace leggerlo perché è stato scritto in tempi non sospetti, no? Il rallentare. Noi ci troviamo in un momento in cui siamo stati costretti a rallentare e questa bambina di nome Mina, attraverso appunto questo gioco e questa tecnica di scrittura creativa poetica, ha percepito prima dei tempi un sentire che adesso è un sentire comune. Il caviardage. Questa tecnica consiste nell'annerire delle parti di testo ritenute superflue. Lo scopo è proprio quello di far emergere e portare in evidenza quelle che sono delle parole che risuonano e che vengono unite a formare un componimento poetico. E le parole poi vengono collegate tra loro da una linea, si chiede di tracciare una linea. E a me piace immaginare che questa linea, per analogia, sia un po' il percorso fatto dai ciclisti in cui le parole sono le tappe. La nostra giornata lavorativa iniziava proprio dalle scuole. Io in particolare mi sono occupata del format per le scuole e quindi della parte, diciamo, educativa, no? di didattica, che è stata un tipo di educazione non solo formale ma anche informale, in cui i bambini e le bambine hanno potuto proprio fare esperienza, quindi un progetto che non ha toccato soltanto l'informazione e non c'è stato soltanto passaggio di conoscenze, di esperti a dei fruitori passivi, ma è stato un progetto di comunicazione. Laddove infatti l'informazione è no, un passaggio da un emittente a un ricevente, la comunicazione è proprio uno scambio. C'è stato scambio quindi tra noi esperti, ma c'è stato scambio anche con la cittadinanza, c'è stato scambio con i bambini. Il ritorno è stato molto, molto bello e non è stato soltanto un ritorno di conoscenze, ma è stato anche uno scambio emotivo, di relazione. Ognuno di noi nel progetto aveva un ruolo ben preciso, però poi è stato bello perché tutti abbiamo collaborato e tutti abbiamo fatto tutto e questo ha determinato anche un ampliamento, un passaggio di competenze, che sono proprio le competenze e conoscenze in azione. Quello che mi porto soprattutto è il sorriso dei bambini e delle bambine nel fare un gioco che poi è anche un vissuto esperienziale, quindi fare proprio l'esperienza.